L'ho trovato un fossile. Bentornati amici e benvenuti in questo nuovissimo video, video relativo alla natura, il primo del canale. Oggi vi portiamo a Cueva del Viento, una grotta nel sottosuolo che porta con sé molta molta storia. Qua stiamo facendo la strada in auto che ci porterà direttamente alla grotta. Io vi lascio al proseguimento del video e vi ringrazio, buona visione. Siamo in direzione il Code de los Vinos, stiamo percorrendo la strada principale che porta su nell'entroterra dell'isola. Tra l'altro oggi è trafficatissima, pieni ciclisti e macchine, quindi è un po' un casino. Vi lascio sullo sfondo, se spero si veda, il Teide, il vulcano. E noi proseguiamo e ci vediamo più tardi. Signori, il Teide sullo sfondo. Come vi dicevo, siamo verso in direzione Col de los Vinos. Alle 2:10 abbiamo la nostra partenza verso il percorso. È la prima volta che andiamo anche noi lì e vi sapremo dire. Più che altro spero si possa registrare, perché molto per la luce, perché essendo dentro una cueva, appunto una grotta, non so se la visibilità sia buona, ecco, speriamo. Mi scusi, per il Col de los Vinos? Cueva del Viento a destra, eccoci, siamo arrivati. Centro dei visitanti, Cueva del Viento. Ora parcheggiamo, ci vediamo giù. Dimenticavo di dirvi che qua adesso pranziamo, vi mostro qualche piatto tipico locale, tradizionale dell'isola. Qua stiamo pranzando nella taverna proprio vicino a dove partiremo e niente, questi sono uno dei piatti tipici, soliti. Trovano dappertutto questi piatti qua. Questo è un tipico bodegon, tipo bottega qua, comunque tipica di Tenerife, delle Canarie. Adesso è presto perché è appena mezzogiorno, quindi non c'è ancora nessuno. Adesso ci beviamo una birretta. È un albero di avocado. Vedere qua appesi piccolini, ecco qua se ne vede uno, guardate qui, proprio qui, e poi ce ne sono altri due o tre sotto. È la prima volta che lo vediamo anche noi, mai visto un albero con l'avocado. E vedete l'autopista, vedete che c'è il tunnel, la galleria attraverso il monte. Media porzione del pimiento patron e tequeños che sono 90. Sono parito tequeños rebosado con hojaldre. Vale, proviamo do, vale, tanto compartiamo tutto. Una porzione pequeña di papa fritta normale, vale. Crocchetta. También. Non per me, che c'è l'aglio sopra. Pomodoro con l'aglio. E qua si usa sempre portare mojo, aglioli, le solite salse tipiche. Il pimiento patron, tequeños, che sarebbero degli involtini di formaggio, giusto? E le tipiche crocchette canarie. E questa cosa arancione, non so cosa sia. Adesso manca solo le patatine. Buon appetito. Buoni, ma questi qua non l'avevamo già provati. Formaggio, trovano anche surgelati al Mercadona. Comunque, crocchetta di pollo, patate fritte fatte in casa, penso da loro. E per ora siamo al completo. Vediamo se basta o prendiamo qualcos'altro. Ma non ci vogliamo appesantire troppo. Abbiamo aggiunto mezza porzione di queso asado, sarebbe formaggio alla piastra, e qua c'è la marmellata di prima. Bene, polvito uruguaio, che è un altro dolce tipico di qua, che è una specie di meringata. L'avocado salata. Antiguamente sacavano, che si come compravano. Bene, qua vi mostro alcuni macchinari antichi che usavano una volta, come questa macchina che produceva il gofio, oppure quest'altra che serviva a purificare l'acqua. Ora la signora ci spiega bene come funzionava. Se filtra l'acqua per qui, cadena qui, e già uno tomava. Però funziona? Sì. Ah, vale, vale. Tira la gavetta dove caia il vino.
Ci troviamo dal punto di partenza dove partiremo con i due furgoni, penso. Questa storia della Cueva del Viento risale a circa 27.000 anni fa. È stata formata dall'eruzione di lava dal Picco Viejo, che è una pendice del Teide vicino a esso. Si trovano ancora all'interno, hanno trovato dei resti dei Guanche, che era la vecchia popolazione che abitava l'isola prima della colonizzazione spagnola. È la prima grotta più grande in Europa e la quinta in tutto il mondo, dopo le Hawaii. Adesso manca poco, aspettiamo che ci chiamino. Siamo circa 14 persone, l'ultimo gruppo della giornata, perché parte proprio alle 2 l'ultima spedizione. Dura circa 2 ore e 45, sia andata che ritorno complessivo. Speriamo sia di vostro gradimento e anche nostro. Ci vediamo poi direttamente dentro con la guida e tutto. Qui il nostro tour finalmente incomincia. La guida, dopo una breve presentazione del gruppo, ci spiega velocemente la creazione delle isole Canarie, incluso Tenerife, e ovviamente la Cueva del Viento, cosa che vi risparmio perché vi ho già spiegato prima. Una volta pronti, terminati gli ultimi preparativi, ci dirigiamo ai furgoni verso la grotta. Qui stiamo entrando nel bosco che precede la grotta. Pensate che la sua lunghezza complessiva esplorata supera i 17 km, ma purtroppo solo una piccola parte è aperta ai visitatori. Una curiosità che abbiamo scoperto era che le rocce di lava presenti nel territorio erano talmente resistenti a tal punto che venivano usate per costruire chiese e abitazioni negli anni passati. Perfetto. Bello. No. Qui la nostra guida, molto preparata tra l'altro, ci spiega in che modo la lava ha modellato la grotta proprio dove ci troviamo noi, creando appunto dei dislivelli. Infatti la pavimentazione non è del tutto liscia, anzi, per niente. Invece la porta che vedete qui preserva la fauna della cueva, ovvero tutti gli esseri viventi e gli insetti che vivono tutt'oggi da moltissimi anni qui sotto al buio, come lombrichi, coleotteri e soprattutto ragni di ogni specie. La Cueva del Viento ha diversi livelli di roccia e materiali vulcanici all'interno. Questi strati sono come le pagine di un libro, raccontano la storia delle eruzioni vulcaniche passate. Infatti la grotta è un mix di lava, cenere e altri materiali che si sono accumulati nel corso del tempo. Però la sua struttura è davvero interessante, grazie alla varietà di eruzioni vulcaniche che l'hanno formata. Insomma, possiamo dire che è proprio come una storia geologica scritta nella roccia sotto la superficie dell'isola di Tenerife. È bassa, eh? A un certo punto la ragazza ci ha chiesto di sistemarci seduti in cerchio per farci poi spegnere le torce e rimanere in totale silenzio. Così abbiamo veramente capito com'è la vita sottoterra, senza rumori e completamente oscura. Pensate che questi tubi vulcanici venivano usati sia per rifugio dei Guanche, sia successivamente per nascondere tesori e bottini dei pirati che saccheggiavano l'isola. Ma ancora più bizzarro, negli anni a venire erano usate come vere e proprie cantine per conservare formaggi e vini. Come vi avevo detto, purtroppo la parte visibile al pubblico è veramente ridotta rispetto alla lunghezza complessiva. La nostra visita al centro della Terra finisce qui, amici. Finalmente saliamo in superficie a scaldarci un po', data tutta l'umidità che abbiamo preso lì sotto, e con calma ritorniamo a casa. Il nostro video si termina qua. Io spero vi sia piaciuta l'avventura all'interno della Cueva del Viento. A guagua. Vi lascio con lo sfondo del Teide, qua si vede benissimo davvero.
E ora stiamo tornando verso casa noi. E vi saluto. Vi invito a mettere un vi piace se vi è piaciuto il video, a commentare, a iscrivervi per rimanere aggiornati nei prossimi video a venire. Io vi ringrazio come sempre di cuore per essere arrivati fino qui. Ci vediamo nei social, su YouTube e tutto il resto. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao! Mi sono dimenticato di dirvi qual è stato il nostro giudizio su questa piccola gita. Diciamo che è una passeggiata alternativa, quindi originale e diversa dalle altre. Assolutamente per nulla impegnativa, quindi adatta a tutti. Però davvero, su tutto quello che si poteva vedere, a parer mio, è stata veramente corta, è stata molto breve. Abbiamo visto giusto 500 metri di gallerie, a parer mio veramente, veramente poco. La guida però, non c'è da dire, è senz'altro bravissima nello spiegare, nel indicarci tutte le varie cose. Però davvero, siamo stati veramente poco lì sotto da quello che mi aspettavo io. Quindi se dovessi dare un voto darei una sufficienza, ma non di più. Comunque, per questa gita abbiamo pagato a testa 10 euro, 20 euro in due, quindi un prezzo ragionevole, non è tanto. Abbiamo prenotato tutto online sul loro sito ufficiale, magari ve lo linko qua nella descrizione, così chi venisse a Tenerife e avesse voglia di provare questa cosa sa dove andare e può prenotarsi direttamente da lì. Nulla, solamente questo, io vi ringrazio ancora e alla prossima. Hasta luego!